Si continua a sparare e si continua a farlo in pieno giorno in mezzo alla gente. Questo è il dato più allarmante che emerge dall'ultimo episodio di sangue accaduto ieri pomeriggio, poco prima delle 18, al rione Tamburi, più precisamente in via Ugo Foscolo. Due giovani a bordo di una moto e con il volto nascosto da caschi integrali hanno aperto il fuoco in direzione di Mario Reale, 48enne con precedenti penali. La vittima dell'agguato è rimasta ferita alla coscia destra. Subito dopo il fatto, Reale si è presentato da solo all'ospedale Santissima Annunziata riferendo quanto accaduto. Sull'episodio indagano carabinieri e squadra mobile della polizia. Gli inquirenti ritengono che l'agguato sia legato a motivi di rivalità nel commercio di droga. Negli anni scorsi, Reale era rimasto coinvolto in almeno un paio di blitz antidroga al rione Tamburi. Le indagini di carabinieri e polizia sono rivolte ora nel microcosmo dello spaccio. Si cercano testimoni e indizi, si scava nei contatti di Reale per risalire all'identità di chi ha sparato. Sempre al rione Tamburi, lo scorso aprile, in via Galeso, in pieno giorno, una raffica di proiettili era stata sparata verso un'officina di riparazioni moto. Tre colpi erano andati a segno sul bersaglio Michele Pasanisi, anch'egli con precedenti. Solo pochi giorni fa, al quartiere Paolo VI, la squadra mobile ha trovato il nascondiglio delle armi usate per l'attentato ai danni di un supermercato dello scorso 13 agosto. A fine luglio, invece, si era sparato in pieno giorno per le vie della Città Vecchia. Vito Anaclerio, 22enne con piccoli precedenti, era stato raggiunto da ben 5 colpi di pistola. Il presunto responsabile era stato identificato poi ed arrestato in poche ore.